se il centrodestra fosse fuori dalla contesa, andrebbero con il Partito Democratico al ballottaggio e tutti i sondaggisti ancora affermano che sarebbe sicura la predominanza di 5 Stelle, perché gran parte degli elettori della Lega voterebbero per i 5 Stelle. Dei nostri elettori l'80% andrebbe nell'area del non voto e l'altro 20% si dividerebbe metà di qui e metà di là. E questo allora cosa vuol dire? Che senza un centrodestra vincente noi avremo come prospettiva del futuro addirittura quella di consegnare l'Italia a una banda di improvvisati, a una banda di incapaci, a persone, lo sappiamo per quelli che sono venuti in Parlamento eletti, che prima non guadagnavano nulla o guadagnavano al massimo 15-18 mila euro al mese. E io dico, come si può pensare che persone che nella vita non hanno saputo fare niente per la propria famiglia, niente di buono per sé, possono improvvisamente diventare capaci di fare qualcosa di buono per il paese? E vediamo come, là dove hanno vinto le elezioni comunali, la tragica situazione in cui si trovano queste città dove loro hanno vinto. E allora questa ipotesi è un'ipotesi assolutamente da scongiurare.